assistiti, com'è l'area dello spogliatoio? C'è ancora convinzione di potercela fare per lo scudetto? Ma sicuramente hanno ancora tanto ottimismo. Il pareggio di Sassuolo non ha mutato le loro ambizioni, quindi hanno ancora tanto ottimismo per cercare di avere la convinzione di prendere la Juventus. Una convinzione per quest'anno nella lotta scudetto, ma anche di continuare il progetto e il percorso iniziato quest'anno a Napoli. C'è la volontà dei tuoi assistiti di rimanere a Napoli, di essere un punto di forza importante per il Napoli che verrà? Ma loro a Napoli stanno benissimo, si trovano alla grande, è normale che da qui a pensare già al mercato è un attimino presto, perché possono succedere tante cose e possono cambiare tante cose. È normale però, i giocatori si trovano bene, proprio tutte le dovute valutazioni le faremo nei prossimi mesi. Soprattutto per Sepe, l'imminente ormai certa partenza di Reina apre scenari e prospettive importanti anche per il portiere azzurro. Ma Sepe è quello che abbiamo un po' le idee più chiare rispetto a Mario Lui e Isai, nel senso che Sepe deve giocare con continuità, ormai dopo 2 anni di apprendistato a Napoli, deve giocare con continuità. O Napoli punterà su Sepe, quindi dandogli anche la titolarità, cosa che credo non stiano pensando di fare, perché vedo che vanno alla ricerca di tanti portieri. Se non gli sarà data l'opportunità di poter essere un giocatore su cui ci puntano veramente, allora chiederemo di andare via, perché è giusto che dopo 2 anni Sepe abbia la possibilità di andare a giocare e di dimostrare il proprio valore altrove. Questa è una situazione che in questo momento abbiamo chiara. Invece per Usai le occasioni di mercato sono ancora tante, anni fa. Usai è un giocatore che segue da tante squadre tra le più importanti a livello internazionale. C'ha una clausola, vediamo nei prossimi mesi quello che succederà. Sicuramente il nostro comportamento nei confronti del Napoli è stato e sarà sempre ineccepibile, perché è una società con cui abbiamo un ottimo rapporto e si sono sempre comportati bene. Però da qui a giugno, che è la scadenza della clausola, vedremo quello che può succedere. Anche alla luce dell'impegno forzato degli ultimi mesi, Mario Rui invece è pronto anche ad accettare e a continuare ad essere diciamo una riserva importante nella rosa di Maurizio Sarri? Ma io, un termine che non accetto e che non esiste per un giocatore del livello di Mario Rui essere una riserva importante. Mario Rui è un titolare, non è meno a nessuno, è uno dei terzini più forti d'Europa ed è un giocatore che con le sue prestazioni ha dimostrato il suo valore assoluto, visto che è stato chiamato anche dalla nazionale del Portogallo. Quindi Mario Rui, se rimane a Napoli, rimane per giocarsi il posto. Poi è una squadra importante e ci sono 2 giocatori importanti in ogni ruolo. Chi è più bravo, quello giocherà, ma abolirei in un modo netto la parola riserva di lusso con Mario Rui, perché ha dimostrato di essere un giocatore che può giocare titolare in tutte le squadre più importanti. Grazie mille.